Può un magistrato essere prevenuto e ignorante? Può, ma non deve fare il magistrato. Per occuparsi di questioni d'arte, per studiare l'autenticità delle opere d'arte, ci sono esperti. Può un magistrato scegliere un esperto che non è esperto? Può cercare di far curare il cuore da un ortopedico? Ebbene, questo è avvenuto. Un artista che è stato molto mio amico, che si chiama Gino De Dominicis, ha concepito molte opere e nessuna ha realizzato, perché era un artista concettuale. Qualcuno forse ricorda un urinatoio del 1917, portato da un cesso al museo. Quella è un'opera concettuale. Ebbene, l'opera di De Dominicis è il seguito di questa. I falsi di De Dominicis non esistono. Soprattutto perché nessuno sa chi è De Dominicis, non è un nome popolare come De Chirico, come Carrà, come Boccioni. E soprattutto non ha mai dipinto, ha fatto delle applicazioni. Allora improvvisamente un furfante decide di diventare il solo esperto di questo artista e quelli che erano stati vicini a lui, come il giovane e bravo Duccio Trombadori, dico giovane rispetto a Antonello, che è stato un grande critico d'arte, Francesco Villari, io, diventano dei potenziali nemici quando un collezionista, Luigi Kellicher, compra 120 opere di De Dominicis. E questo piccolo avvocato di provincia si sente, come dire, escluso da questa magnifica abbondanza. E allora riesce a convincere una delle, forse l'ultima, l'unica erede di sangue di De Dominicis a diventare l'esperta, senza essere esperta di nulla, senza sapere neppure chi è De Dominicis, una signora che si chiama Paola Damiani, e lui dietro di lei dire questo sì, questo no, questo è buono, questo inventa l'idea dei falsi che non esistono. Naturalmente un magistrato, Laura Condemi, i cui figli dovranno vergognarsi di avere una madre così fatta, apre un'inchiesta. E in questa inchiesta non c'è niente di interessante, perché nessuno sa chi è De Dominicis, nessuno sa chi sono i personaggi che ho ricordato, e c'è solo il nome mio, sono io, sono famoso, conosciuto, critico d'arte che ha fatto tutto, e si è occupato di tutto, specialista anche di De Dominicis, non di Modigliani, non mi sono mai occupato di Modigliani e capiremo perché, e io mi trovo a dovere valutare che le opere di Kellicher siano buone o meno buone, e siccome di falsi non ce ne sono, sono tutte buone. Il rivale sordo nell'ombra non può sopportare che Kellicher abbia delle opere di De Dominicis che lui non ha potuto vedere e periziare. E le dichiara, le fa dichiarare dalla finta erede di sangue, false. E così comincia l'inchiesta, un'inchiesta senza senso. Per un artista le cui opere hanno molto meno di 70 anni, quindi sono fuori dalla tutela del patrimonio artistico della nazione, di quello che è il patrimonio che i beni culturali contemplano come degno di tutela, quindi uno che speriamo sia un artista riconosciuto, ma chiunque di noi oggi può decidere di farsi chiamare artista e occorrerà che il tempo lo consacri per tale. Quindi la materia è fuori del tempo in cui bisogna valutare l'importanza di un artista che ancora non è consacrata e seduta, ma Laura Condemi vede il nome di Sgarbi. E allora ecco che il nome di Sgarbi e i carabinieri che con me hanno fatto tutto. Io li ho sempre assistiti, ho avuto rapporti con tutti i generali del nucleo tutela. Uno dei miei assistenti è quello che ha fatto la banca dati, si chiama Maresciallo Carta, per conoscere tutte le opere rubate. Improvvisamente non mi chiamano, non mi chiedono niente, benché io sia il presidente della fondazione Archivio De Dominicis, non mi dicono nulla, mi inseguono, mi filmano, mi verificano che io faccio le perizie dietro le fotografie. E dove le devo fare? Dietro un albero? E che le faccio magari come qui in questo momento nella hall di un albergo, e che c'è di male in questo? E le perizie sulle si fanno se non sulle riproduzioni di opere che io ben conosco, molte ne conosco, e almeno 120 di Kellicher. Il falso dov'è? Non c'è, non ci sono falsi. Ma la Condemi cerca i falsi. Se ha figli la Condemi, si vergognino di una madre che è prevenuta e che è ignorante. E visto che non le basta la sua ignoranza, chiama la più ignorante delle periti dei tribunali, sono dei disperati.
che non hanno fatto fortuna come critici d'arte, che non hanno fatto mostre, sono messi in questa lista, per cui vengono chiamati per amicizia, per abitudine. E così questa che era stata chiamata per Modigliani, sputtanata dai carabinieri perché aveva detto false delle opere riconosciute vere dai carabinieri stessi del RIS, quindi conflitto, questa Quattrocchi, un fenomeno, basta vederlo su internet, di totale incapace, non laureata, che ha insegnato, si capisce come, all'Accademia, in pensione, con l'aria di chi scopre come un mago che un'opera è vera o falsa sulla base di totale incompetenza, viene chiamata anche per De Dominis, che non ha mai conosciuto, che l'avrebbe guardata con profondo disprezzo, che l'avrebbe guardata come una femme ridicule, la quale diventa esperta anche, ecco, quindi l'ha mai conosciuto, che l'avrebbe guardata con profondo disprezzo, che l'avrebbe guardata come una femme ridicule, la quale diventa esperta anche, ecco, quindi la prevenuta magistrata Condemi chiama un'incapace perita e queste si permettono di dire che io faccio perizie false. Siate maledette, siate maledette, siate maledette, che Dio vi fulmini, che i vostri figli si vergognino di voi, se ne avete. E per quello che riguarda invece la legge, ho fatto e ho consegnato al CSM un ricorso per indagini totalmente fuori regola. Non si può intercettare qualcuno che non è indagato, non indagarlo per 6 anni, soltanto alla fine, quando ci si rende conto che l'inchiesta non ha delle sostanze profonde, non c'è nulla. Chiamare una persona nota e umiliarla, come hanno tentato di fare, proprio sul campo che è il suo lavoro. Cioè io sono persone che si occupa, riconosco le opere d'arte, riconosco le opere d'arte del 300, del 400, del 500, hanno dato larga prova. Sono un esperto d'arte e sono un amico di De Dominicis e so perfettamente che De Dominicis non ha mai fatto opere che possono essere falsificate. Ha espresso pensieri, ha detto qualcosa che era nella sua forza di persona che pensa, esattamente come Marcel Duchamp. Non esiste un falso di... Quindi hanno umiliato De Dominicis e hanno dichiarato attraverso... Sentite un po' se può avere senso una cosa come questa. Allora viene trasportata un'opera di De Dominicis da Macerata a Roma. Può essere trasportata in macchina, d'altra parte in macchina può portare quello che vuole, con o senza assicurazioni. E una donna può andare in giro con un collier da migliaia di euro semplicemente per andare a una festa, quindi non è che lo spostamento di un'opera in un trasloco significa. Quindi pensate il metodo. I carabinieri, per cui ho sempre lavorato con dedizione, che non mi chiedono niente, non mi interrogano. Vado io da tale mossa generale, allora i carabinieri del nucleo tutela, chiedo di essere ascoltato per raccontare la verità sulla sostanza dell'opera di De Dominicis, nessuno mi chiama, nessuno mi chiede, ma invece mi pedinano, trovano la eredena su quella che ha avuto da De Dominicis le opere, che era una sua amica di vita, una sua compagna, che si chiama Massaioli, la trovano inginocchiata mentre io faccio delle perizie, cioè firmo delle fotografie di opere che io ben conoscevo. E tante altre opere erano state segnalate a me da amici marchigiani del primo tempo, quando lui era ancora un ragazzo, che aveva lasciato loro disegni, acquarelli, quindi sono io stesso a dire che possono mandare all'archivio le loro opere, le fotografie delle loro opere perché siano catalogate. Un'operazione normale che si fa per ogni artista, più difficile con De Dominicis perché le sue opere appunto sono opere concettuali, ma per dimostrare che non sono autentiche sentite la teoria dei carabinieri. I carabinieri, ad esempio, documentano in un'occasione il trasporto di un'opera attribuita a De Dominicis. Attribuita che vuol dire? No, le attribuzioni si fanno per i dipinti antichi, o di De Dominicis o non di De Dominicis. Come un pacco qualunque, che c'è di male? Io come un pacco ho messo sulla mia automobile pitture e sculture del 300, del 400, del 500, a seconda delle mostre che si potevano fare a distanza di 50-60 km. Le persone che si occupano di mostre spostano i quadri con le loro automobili, di chiunque siano, con il pittore che le accompagna o la persona di fiducia. In questo caso, come un pacco qualunque, la presunta opera d'arte sostanzialmente incustodita e senza alcuna particolare cautela, come se l'opera d'arte di un artista che è morto nel 98 fosse un'icona sacra che deve essere accompagnata da un prete. No, è caricata con un pacco
dentro un'automobile per scaricarla all'arrivo. In questo caso viene imbarcata nel vano bagagli di un autobus che la Macerata arriva a Roma. Per il giudice, Laura Condemi, Laura Condemi, Laura Condemi, senza competenza e prevenuta, è un ulteriore suggello dell'inverosimiglianza dell'autenticità dell'opera. Ma si possono scrivere idiozie di questo genere senza senso? I carabinieri, invece di parlare con me, che sono stato vicino a loro sempre, sempre, e ho voluto come sindaco di Sutri una strada dedicata a Cercello Rega, e sempre ho onorato i carabinieri che hanno fatto il loro lavoro, questi carabinieri come spie ti seguono, ti pedinano e dicono al giudice: ma ha trasportato, hanno fatto trasportare, non certamente io, le persone che portavano a me quell'opera nella sua realtà fisica, benché sia un concetto, quindi la realtà fisica è una delle dimostrazioni da dare per capire che cos'è un'opera di Delumis, se è prima un pensiero o prima una cosa realizzata. Cos'è l'orinatorio di Duchamp, cara Condemi? È un'opera d'arte o è un concetto? Esiste o non esiste? Non esiste, non lo sai, non esiste, perché è stata buttata via, esiste la fotografia. Questa è un'opera concettuale. Ignoranti, incapaci, maledetti! Il CSM valuterà il metodo grottesco, prevenuto, con cui si è fatta questa indagine, senza conoscere nulla e senza esperti, chiamando la più insensata delle perite, che si oscilla fra Modigliani e De Dominicis, non sapendo nulla né dell'uno né dell'altro. Si vergogni e torni a studiare. Studi prima di fare indagini su materia che non conosce. Studi, studi, torni a scuola. Impari a fare il suo lavoro. Non si fanno indagini in questo modo grottesco, coadiuvati da carabinieri che cercano solo di compiacerle. E attraverso ridicole vicende che riguardano il percorso su un tram a dichiarare che un'opera è falsa. È grottesco, è ridicolo, lo capiscono anche i suoi figli, i bambini. Studi, studi, torni a scuola. Non può fare il magistrato una persona così prevenuta e così ignorante. Si vergogni!